molte volte non sono considerati, non vengono riconosciuti come tali. Infatti quando, forse quando si pensa all'olio non si pensa subito alla Calabria ma alla Puglia Toscana, quando in realtà produciamo un olio probabilmente migliore ma anche di quantità interessanti, però è che è sempre in secondo piano, come anche il vino e altri prodotti che sembrano di secondo piano. Questo potrebbe essere anche un modo per in realtà cercare di far emergere e dare la giusta dignità anche a tanti sacrifici che fanno, che poi dietro c'è un lavoro immune. Anche molte volte confrontandomi con i frantoiani, dato che noi come attività o associazione facciamo una serie di promozione, con dire una cosa, quando si parla di olio si dice che la Puglia è la prima regione come produttore di olio. Questo è da sfatare, la prima regione è la Calabria, perché per una questione commerciale e per la questione che diceva lui, qua arrivano i paresi in realtà. Poi considerate quanti frantoiani siete adesso? 10? 11. 11 frantoiani in un comune di 1200 abitanti parliamo, quindi potete immaginare nel periodo proprio della raccolta e della campagna olearia, qui c'è un movimento che comunque fa avviare una economia tra lavoratori e attività non indifferenti. Però questo è un elemento che anche avendo questa ricchezza non ha portato, diciamo, non ha fatto emergere un po', perché loro mettono il lavoro della raccolta di olio, è molto molto sacrificato, difficile. Quando prima parlavo sul prezzo, è impensabile pensare di vendere 2 litri e un litro di olio a 2 euro, perché è veramente mancanza di rispetto a chi paga tasse, fa attività, manutenzione, investimenti. Però in tutti questi anni non c'è mai stata, diciamo, da parte della politica un po' questa dare dignità a chi fa questi investimenti, tranne circuiti che comunque sono legati prima a sprechi oppure amici di amicizia, ma niente di concreto. Sono esperti. È l'apicoltore che le mantiene in vita, poi sappiamo tutti l'importanza dell'apicoltura, quindi pollinazione, tutta la filiera agricola dipende dalle api. E siamo noi che le teniamo in vita. Il problema è che è sempre più difficile, dei pesticidi, i cambiamenti climatici. Quest'anno a livello nazionale abbiamo avuto il peggior anno di produzione degli ultimi 40 anni. Agricoltura con l'industria, le piccole aziende di trasformazione. E farlo passare direttamente dove si ha la certezza praticamente che quel prodotto viene dall'azienda spina, la trasforma, libero di poterlo vendere come prodotto agricolo e non come prodotto commerciale. A te la parola. Salve. Noi abbiamo rilevato un'aziendina qua, credo che c'è da 25 anni, è il nostro quarto anno di attività, quindi siamo da poco in questo settore. Però le problematiche sono veramente tantissime, cioè il discorso più che altro riguarda sono per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto, cioè perché lavorare in Calabria è davvero difficile, cioè noi proponiamo il prodotto, cioè della Calabria giriamo a 360 gradi, però secondo me uno dei problemi principali è proprio la povertà della Calabria, cioè nel senso che tu d'inverno lavori 10-11 mesi, quasi giri per niente, cioè noi partiamo da qua, arriviamo a Scalera, poi a mare d'inverno ci vai solo per tenere i contatti per l'estate, ma per 10 mesi magari non fai una vendita, ma perché non c'è proprio niente, proprio la povertà assoluta dei paesi di mare, della costa, che d'inverno sono veramente vuoti, cioè, e questo è assurdo, cioè, che poi al di là dell'inverno, anche d'estate, oggi che siamo all'11 luglio e non si è dove toccato, le spiagge sono totalmente vuote, cioè, quindi la povertà, il turismo che effettivamente non c'è, cioè, parliamo di turismo, ma il turismo qua è rimasto scarso un mese ad agosto, ma nemmeno un mese, quindi siamo all'11 mi sembra oggi di luglio, ancora non c'è nessuno. Dal Perù, dalle olive che arrivano dalla Grecia, olive nere che arrivano dal Marocco, cioè tutti quanti vendono prodotti tipici calabresi, ma calabresi effettivamente non c'è niente. Cioè, poi è normale che loro vendano a un prezzo inferiore, perché il prodotto calabrese ha un costo, cioè l'oliva che arriva dalla Grecia ha un costo totalmente più basso della nostra. Cioè, ci sono aziende che producono in Romania e vendono in Italia, cioè aziende che producono in Bulgaria la melanzana, il peperone, le zucchine, e arrivano in Italia e vendono a un prezzo più basso del nostro. Ma è difficile far capire alla gente che ci esistono queste, come dire, cioè queste retroscena dietro le quinte che la gente non sa, cioè la gente deve scappare, ma il prodotto di Calabria costa 4 euro perché la melanzana è di Lamezia, la melanzana è di Loggiano. Vedono un prodotto in azienda X che vende la melanzana a 2 euro perché la melanzana è della Bulgaria, della Romania, il pomodoro secco dall'Egitto, l'oliva nera del Marocco, l'oliva verde della Grecia, cioè
anche questo secondo me è una cosa che andrebbe un po' tutelata, cioè l'azienda che produce in Calabria con prodotti calabresi, l'azienda che producono in Calabria con prodotti che vengono dall'estero, cioè è difficile far capire poi all'utente finale, al consumatore, la differenza tra l'azienda solo di Calabria e le varie aziende, perché sono veramente tantissime le aziende che fanno questo tipo di giochetto, tra virgolette, cioè familiare. Quindi diciamo le energie e le risorse sono limitate. In questi ultimi 21 anni diciamo, ho provato molte volte per inserire in bandi regionali, altre cose, però l'unico problema semplice alla mano è che alle piccole aziende non c'è un aiuto concreto. Parliamo di aiuto concreto non di chiedere soldi a fondo perduto a gogo, ma di chiedere il necessario. Voi dovete pensare che la mia azienda sono 3.000 metri di serre ricoperte, l'ho fatto tutto con Findomestic, Ducato e Argos. Quindi diciamo, se io ho investito... Gliel'hanno regalato i soldi, insomma. Ho creduto in quello progetto che volevo realizzare e sono riuscito a realizzare. Però dalla parte dello Stato non ce n'è stato aiuto, perché io ho provato diverse volte, però ho trovato soltanto brave persone faccendiere che sono presi i soldi per fare, diciamo... trattamento, però il resto era realizzarsi, diciamo, arrivare a realizzare diciamo, un progetto, cosa? Niente. Il genere non è mai aperto. Quello che ci ho rimesso ce l'ho rimesso io, però sono fiero perché diciamo, con i nostri sacrifici, le nostre rinunce abbiamo fatto una piccola azienda, un prodotto che lo vendo fuori dal prezzo di mercato. Per esempio io vendo le fragole superiori al prezzo di mercato diciamo, commerciale. Ma ha portato delle fragole che anche se adesso sono mini fragole, perché le vere fragole diciamo, iniziano da aprile a aprile fra giugno. I problemi in Calabria diciamo si conosce meglio di noi. Dobbiamo dire che in Calabria per raggiungere un risultato ci vogliono tre volte tanto il tempo di un'altra regione. Questo è fondamentale. Io mi occupo di Pecoroncino da 30 anni. Mi sono specializzato su questo prodotto perché ho visto che è una materia molto ampia e poi interessante e poi è il frutto simbolo della Calabria ed anche il prodotto di peperoncino più buono al mondo, perché non lo dico io, lo dicono gli studi, cioè il CREA di Ponte Cagnano su un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole hanno fatto uno studio non vi dico i particolari dello studio, però il risultato è che il peperoncino coltivato in Calabria, anche se il seme non è autoctono, risulta un risultato più buono di tutti gli altri. Quello che voglio dire è questo, cioè il peperoncino che arriva in Calabria è secco, e il 90% è tutto estero, arriva dipende da 2,50 euro fino a 4 euro al chilogrammo. E quello che facciamo noi, tra l'altro io vendo anche quello estero, perché devo pure campare, me lo richiedono, però in etichetta non metto niente. Quando vendo il calabrese lo evidenzio. E quello che facciamo noi costa 20-25 euro e i guadagni non sono neanche così tanti. Quello che noi vogliamo... che poi non capisco questa mancanza della volontà politica, no? Di riconoscere questo peperoncino come IGP, cioè perché qualora ci fosse questo riconoscimento, il peperoncino acquisirebbe un valore aggiunto, quindi un prezzo pure maggiore, come hanno fatto quelle della cipolla. Perché qual è il problema? Il problema è che c'è una falle come direttiva in etichetta, no? Cioè io confeziono il peperoncino estero, però la legge non mi obbliga di mettere la provenienza, quindi io metto il peperoncino secco, confezionato da Surianole, Aramantea. Allora nell'immaginario poi di chi acquista il peperoncino è calabrese. E quindi io dico, questi politici perché non vanno in modo che... Poi tra l'altro... Ne prendono vantaggio un po' tutti, cioè anche il lavoratore stesso. E anche la tutela proprio del prodotto d'origine è importante cercare di tutelare. Sì, poi c'è da dire che dobbiamo anche fare un nostra mia colpa, no? Cioè perché anche
il peggior nemico del calabrese è il calabrese stesso, perché io propongo il peperoncino calabrese e il calabrese non lo, il negoziante non l'acquista perché poi vuole fare degli utili. Ma io vendo molto fuori, al nord, vendo all'estero, perché lo riconoscono. Qualora ci fosse l'Egitto lo riconoscerebbero tutti, questo è il... Noi si sono succeduti parecchie amministrazioni regionali. Si diceva, io so, questa è la presina, si diceva, come deve venire in mente, un lamentare a Giova, cioè lamentarsi ti porta fortuna, cioè si ti alza la mattina e diceva tutto bene, poi ti capita qualcosa, si ti alza la mattina e dici, inizi, oggi è una brutta giornata, magari qualcuno ti aiuta. Credo, senza essere polemico, ma ci vuole pure un po' di discussione, no? Non so se abbiamo notato che tutti i soggetti che qui hanno parlato, eppure ci è stato detto che sono tutte aziende che comunque vanno, non hanno parlato di quanto riescono a fare, di come superano le difficoltà, ma dei problemi. Questo dei problemi che ci sono, però sta diventando un altro. No, ma poi facciamo una discussione. Dobbiamo un attimino contestualizzare. Sì, perché qui non è che stiamo parlando, la presenza io non li conosco direttamente, sono alcune le conosco direttamente. Loro mettono problematiche davanti, però sono aziende che anche con questi problemi continuano a lavorare, perciò, e vanno avanti. Quindi non è che la scusante di non ci sviluppiamo. Perciò però... vediamo ora, dato che sui problemi siamo d'accordo, vediamo di individuare insieme, non dico una via d'uscita, ma qualcosa di positivo. Per esempio il signore lì, Lungo, ha detto una cosa importantissima, che vende le fragole con internet. Quindi vuol dire che non possiamo continuare solo a pensare che le formule tradizionali basta rivisitarle. Se ci sono delle novità bisogna adeguarsi. E il successo dei prodotti tipici, non solo calabresi, ma è mondiale. I grandi professori di marketing hanno dimostrato che quando è che un prodotto da locale diventa tipico. Un prodotto locale, dice, un prodotto locale, da così. Quando la gente stessa del posto dice che è un prodotto tipico nostro, vuol dire che c'è qualcosa del vissuto di quella popolazione. Il nostro gruppo d'azione locale, che precisa una cosa, i gruppi d'azione locale non sono enti pubblici, il 51% del capitale sociale è dei privati, naturalmente non dei singoli, perché altrimenti non potrebbero nemmeno chiedere contributi, ma delle loro associazioni. Naturalmente associazioni agricole soprattutto, ma anche dell'artigianato e del turismo. E voglio dire, è importante, al di là dei problemi che ci sono con le amministrazioni pubbliche, che in Calabria appunto le viviamo quotidianamente, pure noi come GAL, noi siamo un ente intermediario, perché i denari che noi spendiamo sul territorio vengono dall'Unione Europea, però c'è il passaggio della regione e quindi ci sono dei ritardi incredibili. Però certe volte, anzi molte volte, molte delle misure non vengono spese perché c'è troppa diffidenza da parte dei protagonisti. Io capisco che se magari una pratica 20 anni fa a Catanzaro o 5 anni fa è andata male, dice vabbè, ma stavolta chi me la fa fare? Però davanti poi a delle realtà che sono più spinte proprio sul locale, come appunto sono i gruppi d'azione locale che raggruppano un territorio ristretto, c'è la possibilità di fare delle proposte. Ora io ho finito subito, Ivan. Faccio un esempio. Noi stiamo, in tutta la Calabria, c'è il bando ora per i ristretti del cibo. Anche in questa zona noi abbiamo costituito un comitato promotore al quale hanno aderito fino adesso 120 aziende, aziende, comuni, insomma, la realtà formalmente molti hanno aderito. Quando siamo andati però a chiamare personalmente le aziende, anche i piccolini, perché appunto anche uno che ha un ettaro di vigna ed è un fornitore di uva DOC è un'azienda, molti di questi hanno detto no, ma poi noi dobbiamo andare, ecco, cioè questa cosa che il mercato ci viene a conoscere è finita. Quindi io poi chiudo, non è una polemica ma è uno stimolo, naturalmente non possiamo più utilizzare l'alibi che la politica non va, perché nelle zone, anche altre zone del mezzogiorno, non facciamo sempre l'esempio del Bolzano, ma
se in Basilicata, se anche in Sicilia, in alcune zone della Sicilia, ci sono delle realtà che sono andate avanti in modo clamoroso a livello mondiale, vuol dire che anche, non è che lì la politica va molto meglio. Quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e crederci un po' di più anche noi. Questa è la... Non è che il messaggio che vogliamo dare, solo come cazzo mi permetto. Però aspettare dagli enti pubblici 9 anni per un finanziamento, sì, sì, quando io sono andato da una finanziaria a Cosenza per fare la struttura, diciamo, questo è, diciamo, un danno per noi. Io ci ho creduto, ho proseguito. Non è solo, io non credo che è solo l'ente pubblico, sono pure fattori esterni che incidono. Il mercato, come nel suo caso il mercato estero, nel nostro caso le cose climatiche, non credo che sia solo dovuto una cosa. Poi diciamo che la mala politica un po' nel corso ha creato pure una. Si è diventato diffidenti verso quelle cose, perché come diceva appunto Mario, la difficoltà poi cercare un po' di facilitare un po' anche le procedure. Sindaco, non lo so. Tocca a me. Sì. Va bene, innanzitutto buon pomeriggio, grazie di essere qui in un pomeriggio assolato, grazie al signor Vincenzo Spina, a voi tutti, l'ho ascoltato ovviamente con molta attenzione, arricchendo la mia conoscenza che già c'è. Quindi nel condividere le cose che avete detto provo a fare un mio ragionamento, compreso gli stimoli che sono stati portati adesso. Dico quello che penso di una terra che seguo almeno da 40 anni e di cui ci ho lavorato 10 anni. Io ho sempre notato un'assenza totale di visione politica regionale di questa terra, con un'alternanza quasi svizzera di schieramenti politici, dove ci dovrebbe stare nell'alternanza anche un cambiamento di visione. Io la visione non l'ho mai vista. Guardate che la visione ha molto a che fare con le cose che avete detto, perché la visione serve anche per raccontare la propria terra, valorizzarla e fare le cose che avete detto. E poi oltre alla visione ci vuole la concretezza amministrativa e la capacità di attuare un indirizzo politico senza rimanere servi di una burocrazia asfissiante, perché il settore dell'agricoltura e della coltivazione in generale è quello più risente del tempo pubblico. Perché se ti arriva un finanziamento dopo anni dalla richiesta, quel finanziamento non è che è inutile, però non serve rispetto alla progettualità che è stata messa in campo. E quando dico assenza di visione e di valorizzazione di quello che c'è, penso che alla politica, ve lo dico così come la penso, non interessa di tutto quello che stiamo facendo, perché il vostro progetto è un progetto di liberazione, cioè il vostro è un progetto imprenditoriale, cioè un progetto in cui tu puoi andare avanti senza diventare suddito del politico di turno. Io credo che alla politica che gestisce la spesa pubblica in un certo modo interessa avere il controllo, il guinzaglio, il legame. Cioè a loro interessa più il prenditore che realizza un capannone, perché si lega e con cui si fanno affari, interessi. Io ti do il finanziamento, tu te lo prendi, che funziona o non funziona interessa poco, interessa e fai lavorare determinate persone indicate dalla politica, e poi voti quel politico che ti dà il finanziamento non perché è un diritto, ma perché è una concessione ed è un piacere. Se la politica invece diventa, e questo snodo che verrà da qui a breve sarà fondamentale, la politica che utilizza il denaro pubblico non per creare consenso per se stessi, creare sudditanza, creare vincoli, creare rapporti perversi tra la politica e il resto della cittadinanza, ma diventa invece condizioni per creare sviluppo, come si diceva prima, non assistenzialismo, quindi innanzitutto creare infrastrutture che consentano all'imprenditore che è conveniente investire. Cioè qua consentitemelo di dire proprio come io lo vivo con rabbia, perché io sono profondamente legato a questa terra. Se i diritti essenziali non sono più diritti, il diritto all'acqua, questa è la terra che ha più acqua di tutte le altre regioni italiane e ci sono comuni che hanno l'acqua frazionata, se la raccolta dei rifiuti non diventa più un obbligo, ma vai a Cosenza e Reggio Calabria e trovi montagne e rifiuti. Io ci ho fatto la prima campagna elettorale sui rifiuti a Napoli, con i rifiuti che arrivavano al primo piano, e so che c'è dietro a quello, non è che non la sanno raccogliere, cioè evidentemente non c'è interesse. Se la risposta di fronte all'ambiente è quello di creare le discariche quando c'è un problema di rifiuti,
se io salto da magistrato perché mi incuriosì, perché il mare era sporco, cacchio, cioè se non c'è un'industria, perché 800 km di costa devi avere chilometri di mare marrone? Torno in Calabria dopo 10 anni e il dibattito a cui partecipo è sempre lo stesso, ma non è che quello è un fattore spirituale, cioè non è che c'è il diavolo, lo Spirito Santo che non fanno, non funzionano perché non ci sono le competenze, non c'è la volontà, non c'è l'interesse. Non c'è l'interesse. E invece se quel denaro che arriva, perché il denaro pubblico può essere una grande opportunità o può essere una grande iattura. Per esempio in Campania dopo il terremoto è arrivato un fiume di denaro pubblico che purtroppo è stata la più grande iattura. Perché con quel denaro pubblico hanno fatto speculazioni edilizie, sono mangiati i soldi, ancora noi paghiamo gli interessi del terremoto. Io come sindaco di Napoli ogni mese stacco un assegno di interessi per i consorzi post terremoto dell'80. Se invece il denaro pubblico diventa appunto le condizioni per fare infrastrutture stradali, dare finanziamenti a chi ha diritti, creare start-up, agricoltura, turismo, cultura, mobilità, ospedale, cioè creare diritti. La Calabria, ve lo dico come la penso, è una terra da piena occupazione, perché parliamo di 1.900.000 abitanti. Io sono sindaco di un'area metropolitana di 3,5, cioè il doppio. C'è qua un territorio enorme. Se uno lavora con gli imprenditori, io per esempio rispetto a 10 anni fa ho trovato molto più una crescita imprenditoriale dal basso, però manca, è come se fosse un puzzle che non c'è chi mette insieme e costruisce il disegno. Per esempio i prodotti, come non si può fare? Io l'ho visto quello che per esempio è scattato a Napoli, quando noi decidemmo di fare un'operazione con gli imprenditori, coltivatori, mi pare anche con Diretti a partecipare, scegli Napoli. Cioè noi abbiamo fatto che chi sceglieva il prodotto tipico, e quindi il commerciante che utilizzava quello, anche la grande aveva non solo una scontistica, ma aveva la possibilità di attivare una serie di premialità sui servizi della città. Cioè pigliavi dei vari bonus e quindi la gente che già di per sé è contenta di consumare un prodotto diventava conveniente. Allora, il turismo. Ditemi quale regione d'Italia può vivere di un turismo che non è solo marino, perché può connettere il turismo della montagna, della collina, della biodiversità, dell'agricoltura, del mare, senza fare i 15 giorni con la frittata di maccheroni a Ferragosto sulla spiaggia, che va benissimo, ma non può essere solo quello. Cioè qua ci sta la biodiversità. Oh, l'altro giorno noi facciamo il G20 a Napoli fra 10 giorni, tutti i ministri dell'ambiente del G20 e ci faranno la testa del carbon neutral nel 2050 che dobbiamo raggiungere in tutta Europa, la neutralità tra anidride carbonica e ossigeno. Io per curiosità che sto scrivendo il programma elettorale sono andato a vedere la Calabria è avanti, la Calabria è uno delle poche posti dove ci sta più ossigeno che anidride carbonica. Già solo questo, se un politico lo racconta, diventa un brand.